Natale 1991. Assistiamo impotenti al dolore di tante famiglie, come battezzati in Cristo, come pastori, ci sentiamo investiti in pieno dalla nostra responsabilità di essere segno di contraddizione, coscienti che come Chiesa dobbiamo educare con la parola e con la testimonianza di vita alla prima beatitudine del Vangelo, che è la povertà, come distacco dalla ricerca del superfluo, da ogni ambiguo compromesso o ingiusto privilegio, come servizio sino al dono di sé, come esperienza generosamente vissuta di solidarietà. Annunciato il Vangelo, l'ha vissuto, l'ha testimoniato, quindi è stato veramente un testimone capace di saldare la terra con il cielo. Essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano. Oggi abbiamo bisogno di uomini e di donne di amore, non di uomini e donne di onore. Ma siamo quasi in 500. Ma siamo i giovani della diocesi di Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo, accompagnati dal vescovo Padre Franco Moscone. Stiamo andando a Casal di Principe, vicino Caserta, paese che ha visto il ministero di Don Peppe Diana, conclusosi purtroppo col martirio, però un martirio che ha prodotto dei frutti che oggi andremo a conoscere, perché dal sacrificio di Don Peppe Diana sono nate delle cooperative, ma soprattutto è nata una mentalità nuova che oggi permette ai giovani anche di poter scegliere se continuare la strada di chi propone un atteggiamento camorristico oppure di chi invece sceglie la legalità. Noi siamo lì per dire che scegliamo la legalità. E tra questi frutti pensiamo di esserci anche noi, o perlomeno cerchiamo di metterci. Thank you.
diversi gruppi, di diverse parrocchie, vi hanno accompagnato a vivere una giornata certamente un poco particolare, che è quella di poter visitare i luoghi in cui 25 anni fa si è consumato un terribile omicidio, quello della uccisione di un sacerdote. Grazie. Hai fatto un buon viaggio, un buon lungo. Sì. E oggi ho dormito un po' di più stavolta. Non c'è problema. Ho fatto partire alle 6:30. Insieme alla preghiera. Signore, accogli come offerta a te gradita questa giovane vita sacerdotale stroncata ai piedi dell'altare. Tu che l'hai fatto ministro della parola e dei sacramenti, dona di gioire in una liturgia celeste che è tanto di amore e di pace. Tu che conosci la durezza e la fecondità di questa terra, che fu sua ed egli ha tanto amato, per il seme che oggi gli è caduto, fa che germogli in messe nuova di bontà, di fiducia, di perdono e di pace. Sciogli i cuori induriti dall'odio e avvelenati dalla libertà. Signore, che dalle mani di Don Peppino hai accolto per 12 anni il sacrificio della Messa, accetta ora il sacrificio della sua vita e dona i nostri giorni la tua pace. Amen. L'eterno riposo, non è il Signore, e la luce perpetua di vostra pace. Riteniamo che Don Peppe, ecco, sia veramente un segno e un vero testimone e che ci possa aiutare, anche se noi siamo dall'altra sponda, sull'Adriatico e non sul Tirreno, ma fa, i mari uniscono e l'Appennino non divide, ma è un segno di una colonna vertebrale che fa dell'Italia un'unità e fa dell'Italia anche una missione per l'Europa e per chi accogliamo. Sono decenni e decenni che questo movimento, i profeti lo vedevano, le sentinelle lo avevano indicato, la Chiesa lo aveva previsto e qualcheduno ne ha pagato con la vita, diventandone martire. E Don Peppe di sicuro è uno di questi grandi volti e testimoni della nostra bellissima Chiesa italiana e della Chiesa campana in modo particolare. Grazie, grazie di averci accolto e grazie. Quello che abbiamo sempre notato è che siete proprio voi che venite dagli altri paesi, da molto lontano, a dare lustro e valore all'eredità e al sacrificio di mio fratello. Adesso stavamo camminando insieme
ai vescovi, padre Franco e padre Angelo, è un'espressione, quanti pullman, quante persone, a volte delle persone locali, resta tutto in città, ma non si capisce il valore reale di quello che ha lasciato. Il nostro impegno profetico di denuncia non deve e non può venir meno. Alla Chiesa chiediamo che non rinunci al suo ruolo profetico affinché gli strumenti della denuncia e dell'annuncio si concretizzino nella capacità di produrre nuova coscienza nel segno della giustizia, della solidarietà, dei valori etici e civili. Io non ho avuto questa fortuna di conoscerlo, però ho cercato di conoscerlo attraverso i suoi scritti, e in questi scritti Don Peppe riconosceva di avere un carattere particolare. Sapete che cosa non riusciva a fare Don Peppe? Non sapeva fingere, quindi era diretto. Quello che sentiva, così come lo sentiva, così lo diceva. Questo suo carattere rappresentava per lui anche come un limite, perché qualche volta chi lo incontrava pensava che lui fosse un prete svitato, un prete strano, non un prete, un quasi prete, o un prete troppo laico. La verità è che proprio questo carattere così particolare, dico io secondo una mia visione, è stato invece quello che Dio ha utilizzato in lui. Don Peppe era fatto così, era unico, e siccome aveva questo coraggio di dire fino in fondo quello che sentiva, il Signore l'ha utilizzato come strumento in quel momento storico. Io sono convinto che se non ci fosse stato lui, questo territorio non avrebbe mai avuto una persona con questo coraggio e capace di portare questa svolta. Il titolo di questo breve scritto è «Non si può amare senza essere eccessivi», e che è una cosa bellissima. Nell'amore o ci metti tutta la tua vita, oppure non è amore, è qualcos'altro. Don Beppe credo che ci abbia insegnato questo. Io mi auguro che voi, passando per questi luoghi e per la sua chiesa, portiate nel vostro cuore anche una responsabilità per dire: siamo passati di qui, ci portiamo un messaggio. Da allora certamente c'è stato un lungo cammino che ha segnato forse anche come uno risveglio di coscienze, come un desiderio di non essere più rassegnati a vivere in un mondo nel quale ci si lottava gli uni con gli altri per avere una supremazia che esprimeva semplicemente la prepotenza. E la prepotenza, sapete com'è fatta, no? È fatta di mezzi. Chi ha più mezzi diventa, per così dire, capace di dominare l'altro. Questo non è tollerabile in una democrazia, ma non è tollerabile nemmeno, anzi ancora di più è intollerabile all'interno di una chiesa o di un mondo che in qualche modo vuole definirsi cristiano. E allora su questo Don Peppe, giovane sacerdote, da tempo aveva avviato una riflessione, una possibilità di coscientizzare le persone. Si erano iniziate delle attività, cose che negli anni precedenti non erano
pensabili, non erano immaginabili. La cooperativa Davar è nata nella parrocchia di Don Peppe Diana circa 20 anni fa. Volevamo creare insomma qualcosa di concreto per le persone in difficoltà, però per fare tutto questo ci voleva uno spazio adatto, ci voleva uno spazio adeguato a loro, cioè senza barriere architettoniche, e uno spazio sicuro. Quindi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di chiedere in affidamento un bene confiscato alla Camorra. A Casal di Principe purtroppo ne abbiamo a sufficienza ci è stato dato nel 2011. La cioccolata era affascinante, nessuno di noi era un esperto, avevamo solo 3 cose che sapevamo, per il resto ignari completamente. C'era tanta passione naturalmente, no? E siamo andati da un maestro cioccolataio per 3 mesi e abbiamo imparato questa affascinante arte, e vi assicuro che è un'affascinante arte. Poi che cosa pensavamo? Ma chi la comprerà la nostra cioccolata? Noi siamo in un bene confiscato a Casal di Principe. Da noi ci lavorano i disabili. Non siamo degli esperti. Ma chi la comprerà? E allora la gente non avrà fiducia in noi. Vogliamo avvolgere le nostre cioccolate in involucri trasparenti? Magari le persone che vengono da noi la vedono la cioccolata e hanno un po' più di fiducia in noi. E così abbiamo fatto. Sappiamo che la legge vera è quella del bene comune. Don Diana ce lo presenta e ce lo ricorda. E sono contento che il primo pellegrinaggio da vescovo insieme ai giovani della mia diocesi sia stato organizzato qui per farmi conoscere questo grande testimone. Tra 10 anni, tra 1 secolo, 2 secoli, fino alla fine del mondo. Sapete qual è? È il vostro cuore sempre bisognoso di amare e di essere amato. E da capito? No, non lo scusate mai questo. Sicché voi... Sicché voi siete contemporanei dei vostri nonni. Perché vostra nonna amava come amate voi, capite o no? Vostra nonna pretendeva che il nonno fosse solamente suo, e vostro nonno pretendeva che la nonna amasse solamente lui, e anche tu pretendi questo. Sicché siamo contemporanei di tutti, e allora con Gesù è la stessa cosa. O veramente ce ne innamoriamo, oppure lasciamo stare, andiamo per altre strade, non preoccupatevi. C'è un proverbio napoletano bellissimo. Se lo imparo, noi con i pugliesi noi siamo cugini, sapete, no? Ci vogliamo un sacco di bene. Io non lo imparate a memoria voi, anche voi se ve lo dico, tutti quanti in napoletano, però sa poco a ba senza sapere perché, ripetete, ma non sa poco a ba senza sapere perché. Ma non puoi vivere senza una persona da amare. Thank you.
una giornata speciale a Casal di Principe, innanzitutto perché abbiamo veramente assistito a un'accoglienza bellissima, stupenda, che è nata non solo dal cuore di persone che da buone donne e uomini del sud sono accoglienti, ma soprattutto perché hanno vissuto un'esperienza davvero trasformante, performante, cioè l'incontro con la testimonianza di Don Peppe Diana. E la cosa più bella è stata ascoltare direttamente dalle voci di loro che vivono qui a Casal di Principe, sacerdoti, laici della parrocchia, ma anche giovani che non frequentano la parrocchia, che davvero la vita di Casal di Principe è cambiata, è diventata una vita normale, dove è possibile scegliere, vivere nella legalità, nella normalità. E questo grazie al sacrificio purtroppo cruento di una vita come quella di Don Peppe Diana. Per cui ce ne torniamo a casa edificati e con la voglia pure noi di innescare cambiamenti. Oggi abbiamo imparato, grazie alla testimonianza di Don Peppe Diana, ad essere azione nella nostra parrocchia, nella nostra diocesi, e combattere contro quella che era la camorra qui in questo territorio, ma quello che è anche nelle nostre case. Quindi abbiamo imparato ad essere un'azione e non soltanto un essere statico nella nostra parrocchia. Abbiamo imparato a dare voce a quelle che sono le ingiustizie presenti non solo a Casal di Principe ma anche nella nostra terra, e a sporcarci un po' più le mani invece di stare solo in silenzio. Vedere così tanti giovani e ragazzi, direi che il futuro è adesso e che sia un futuro di santità e di felicità. Nello zaino adesso cosa riportano i ragazzi e cosa riporta lei a casa? Beh, intanto la conoscenza migliore di Don Peppe Diana, della comunità da lui fondata e che continua, e della possibilità di vedere veramente come il chicco di grano che muore poi porta frutto in spighe abbondanti, e noi possiamo entrare entro una di queste spighe nate da quel secolo. Ne è valsa la pena? Sì, direi di sì. E per speriamo... Don Peppe? Direi anche, perché il martirio è una grazia per chi lo riceve, è una vocazione, non è cercata né acconsentita, è una vocazione con un sì in qualche modo catturato dallo stesso Dio, quindi credo sia valsa la pena di sicuro anche per lui. Wow.